Ma io credo che sul tema bisogna avere una visione per quanto possibile serena, anche se tutti siamo turbati dall'orrore che abbiamo visto nelle scene, in particolare io ho in mente quella del militare che viene, Giustiziato. giustiziato quando abbraccia in alto a chiedere pietà. Mi Tra ricordava l'altro è musulmano, eh? stamattina un Tra sa altro che è musulmano, musulmano. sì, mi ricordava Era stamattina un musulmano. amico, tra l'altro un suo collega giornalista, al quale parlavo, dice: perfino i gatti, quando noi li esaminiamo, quando li guardiamo, che stanno litigando, quando uno si mette a pancia in su e a zampe aperte, l'altro si ferma. Cioè, dobbiamo imparare dagli animali, vuol dire che siamo scesi nel profondo medioevo. Questo mi turba tantissimo, mi si accappona la pelle, sono una persona molto sensibile. Però bisogna mantenere per quanto possibile razionalità di pensiero. Qui siamo nel medioevo, nel profondo medioevo. Siamo prima dello Stato moderno, siamo di fronte a quella realtà che io non dimenticherò mai perché l'ho letta con voracità, che descriveva Oriana Fallaci in Eurabia. Eurasia, chiedo scusa. Certo. E praticamente lei ci anticipava come chi ha la capacità di cogliere prima degli altri un fenomeno che ormai si stava manifestando in modo così molto, molto latente, quello che sta accadendo oggi. E non dico con le parole di Ferrara che abbiamo sentito prima, ma qui rischiamo, se dobbiamo agire tardivamente ed emotivamente, probabilmente di non fare le scelte migliori. Allora la prima cosa qual è, secondo il mio modesto pensiero? È quello di interrogarci cos'è l'Islam. Intanto io preciserei una cosa, l'Islam non è nato come una teocrazia, è nato come una delle espressioni religiose, tra l'altro siamo tutti figli di Davide, quindi cristiani e musulmani vengono dalla stessa stirpe. Poi, dopo un certo numero, dopo qualche secolo, dopo che l'Islam ha subito la prevalenza dello sviluppo, della diffusione del cristianesimo, è diventato un qualcosa che doveva rivalersi. E vi è stata la commistione tra l'idea della religiosità e l'idea della statualità. E là è nato l'inghippo, là è il momento in cui si è inserito un elemento che secondo me sarà difficile da stemperare. L'Islam è una teocrazia, non è solo una religione, non è un'espressione di fede, è una teocrazia, cioè un potere religioso che vuole essere, nel momento stesso in cui è autorità religiosa, anche autorità civile, istituzione. Vediamolo anche laddove ha un'espressione tutto sommato equilibrata, nell'Iran, che è un paese importantissimo. Vi è anche all'interno del perimetro di quella che è la realtà del potere teocratico che l'Islam rappresenta, vi è una qualche osmosi democratica, ma è una pseudo-espressione di democrazia, perché in realtà il perimetro di questa realtà è un perimetro di integralismo nelle forme istituzionali e religiose che si fondono tra di loro. Questo è impossibile districarlo, questo è il punto fatale. Per cui oggi noi abbiamo qualcuno che viene a dirci che ci sono gli islamici moderati e gli islamici integralisti. Non sono d'accordo, lo dico con pacatezza, non sono d'accordo. C'è l'Islam come religione, anzi direi come fede. E la fede, infatti, loro la manifestano con un'espressione di antagonismo. Io sono di fede musulmana, tu, anzi tutti gli altri, indipendentemente dalle professioni religiose Infedeli. o dalla non religiosità, sono gli infedeli. Quindi discriminano a taglio secco tra chi è fedele, cioè chi è islamico, e chi non è fedele. Poi si può dire che qualcuno dice: ma bisogna combattere gli infedeli convincendoli, magari facendo delle leggi ad hoc. Tutti gli stati, anche gli stati totalitari, hanno le leggi, ma non c'è rispetto dei principi fondamentali, delle carte fondamentali dell'ONU, per citarne una, o della Carta europea dei diritti universali. Praticamente siamo di fronte ad una realtà così difficile, così complessa, che rifiuta il confronto. Quindi c'è solo una religione dalla quale noi dobbiamo temere che diventi prevalenza sul territorio. Faccio un esempio perché la signora Maria e il signor Tony a casa lo capiscono. Se noi, per esempio, ammettessimo, ed è un problema che la politica, e finisco, ammettessimo
un partito islamico che diventa maggioranza e fa le leggi e obbliga le signore che abbiamo qui a presentarsi in studio altrove con il niqab, come ho visto io nel mio paese, il niqab annuale vuol dire fuori solo gli occhi, esatto. Ma neanche per sogno, io avrei chiamato un vigile, un carabiniere, qualcuno, glielo tolga cortesemente, con delicatezza, ma glielo tolga. Le leggi vanno rispettate. Se io mi maschero così vengo fermato giustamente da un poliziotto. Perché abbiamo accettato che si violi la legge? Bravo. Perché le istituzioni non valgono più nulla? Perché le istituzioni sono colluse con una scelta che li sta devastando. E mi fermo qua, direttore, perché la questione è molto più...